abbiamo questa situazione, due armature non in induzione completa, per le quali quindi in generale le due cariche sono differenti. Quindi capiamo che questo oggetto di per sé non si può configurare come bipolo, perché non vale la proprietà sulle correnti. No, quello che abbiamo visto lo capiamo adesso. Allora, come studiamo questa situazione? Allora, è possibile vedere che in questa situazione in cui Q1 e Q2 sono generiche, la relazione che sussiste tra cariche e potenziali è questa qui. Allora, nel caso di un unico conduttore, quello abbiamo visto, la sfera isolata, no? Per capirci, noi vediamo che la carica era proporzionale alla potenziale rispetto all'infinito tramite il fattore di capacità del conduttore isolato, e l'abbiamo visto all'inizio di questa lezione. Io adesso ho due conduttori, ciascuno con la sua carica, che non sono collegate tra di loro perché non c'è induzione completa. Facendo la sovrapposizione degli effetti, praticamente, si può vedere che il legame che c'è fra carica e potenziale è questo qui messo in figura. La dimostrazione rigorosa verrà fatta anche questa al corso di laurea magistrale. Ma insomma, penso che sia abbastanza chiaro. Noi prima avevamo solamente, se volete, questo pezzo qua per un conduttore isolato. Quando ne abbiamo due, sovrapponendo gli effetti, viene fuori questo. Non è difficile immaginarsi. V1 e V2, quindi Q1 e Q2 sono le cariche dei due conduttori. V1 e V2 sono i potenziali dei due conduttori rispetto all'infinito, il punto di riferimento di potenziale. Allora, C12 e C21 si può dimostrare, anche questo lo vedremo nel corso di laurea magistrale, si può dimostrare che sono uguali C12 e C21. Vabbè, lo scrivo qua, ma insomma ce lo ricordiamo. È una proprietà che si può dimostrare abbastanza agevole. Allora, per trattare questa situazione facciamo una piccola modifica a, questa descrizione. I coefficienti C1, C1,2, eccetera, si chiamano coefficienti di capacità. Si parla in questo caso di una matrice di capacità, in questo caso 2x2, che lega le due cariche e i due potenziali. Se avessi n conduttori avrei una matrice di capacità di 2x2, che fa lo stesso lavoro. Facile da vedere. Allora, dicevo, invece di usare questo formalismo, in realtà introduciamo un concetto un po' diverso. Aggiungiamo e sottraiamo qui una stessa quantità. In particolare C12 e V1, lo aggiungiamo e lo sottraiamo. Chiaramente non cambia il risultato. Perché faccio questo? Perché adesso io scriverò, lo riscrivo qui, dunque, metto in evidenza C1 più C12 di 1, metto in evidenza di 1 fra questi, e poi qui scriverò meno, anzi più, facciamo C12 di 1 meno di 2. Metto in evidenza meno C12 fra questo e questo. Ok? Questo lo chiamo C1 star, la somma di questi due parametri. Questo, l'opposto di C12, lo chiamo C12 star. Ok, è una ridefinizione, se volete. Quindi è la stessa cosa scritta sopra, diciamo, ridefinendo un po' le quantità. Questi parametri con la star, con l'asterisco, si chiamano capacità parziali. Lo scrivo qua. Coefficienti, chiaramente, di capacità parziali. Anche questi saranno abbondantemente studiati nel corso della magistrale, ma introduciamo sin da subito perché anche nei corsi successivi saranno utilizzati. Questura con cerchiasso, se deve essere l'intervallo o cosa sia. Allora, analogo discorso posso fare sulla seconda relazione, chiaramente.
e troverò con passaggi praticamente identici questo risultato: C2,1 star che è uguale a C1,2 star V2 più V1 più C2,2 star per V2. Questa è la relazione che andiamo a studiare. C2,1 star e C1,2 star sono uguali fra di loro, sono l'opposto di quei coefficienti. Quindi ho semplicemente ridefinito i parametri introducendo queste capacità parziali in modo tale da far comparire qui non solo i potenziali rispetto all'infinito dei due conduttori, ma anche la differenza dei potenziali, cioè la tensione che c'è fra le due armature. Questo oggetto, così com'è, abbiamo detto, non è unipolo, perché le correnti 1 e 2 non sono tra di loro uguali, c'è poco da dire. Tuttavia, io potrei in qualche modo provare a fare il furbo, ossia provare a forzare le due correnti a essere uguali e quindi le due cariche a essere uguali opposte. Quindi naturalmente io non ce l'avrei questa qualità, perché non c'è induzione completa, però io posso provare a imporlo, cioè è come se dicessi: io qua a questi morsetti, quelli che ho chiamato prima A e B, li continuo a chiamare così, ci collego questa volta sì io un oggetto che so essere un dipolo, ce lo collego io, un oggetto cioè che è in grado di forzare I1 uguale I2, quindi lo impongo io, quindi non c'è induzione completa, quindi le due correnti possono essere differenti, quindi l'oggetto non è un dipolo, ma lo forzo io a funzionare come dipolo, collegandoci un oggetto che vincola le due correnti a essere uguali. Ci potete mettere un generatore, quello che sia, un dipolo, e quindi viene fuori un oggetto che ha questo vincolo forzato dall'esterno. Che cosa succede se io quindi forzo questo vincolo? Cerchiamo di capire. Allora, se le due correnti sono forzate ad essere uguali, le due cariche, Q1 e Q2, saranno forzate a essere opposte tra di loro. Basta riseguire questo ragionamento a ritroso e ce ne rendiamo conto. No? Vi trovate, no? Se le correnti sono uguali, le cariche sono uguali opposte. Il ragionamento è questo qua, visto diciamo al contrario. Ok, per tutti? Quindi, se è vero questo, se io faccio la somma membro a membro, che cosa ho? Q1 più Q2 farà 0, quindi 0 uguale, e poi sommo i secondi membri, quindi ho C1,1 star, V1, più C1,2 star, V1 meno V2, più C2,1 star, V2 meno V1, più C2,2 star, V2. Ho sommato membro a membro usando questa condizione che ho posto io dall'esterno. Beh, ma osservo che se i due coefficienti C1,2 e C2,1 sono uguali, queste due quantità sono perfettamente opposte e si cancellano. Vedete, qui c'è V1 meno V2, qua c'è V2 meno V1. Se questi due coefficienti, come sono tra di loro uguali, questi due termini si ridono. Quindi rimane come condizione, lo scrivo qua, 0 uguale C1,1 star V1 più C2,2 star V2. Ossia ancora, V2, quindi conviene esprimere V2, è uguale a meno C1,1 star su C2,2 star per V2. Quindi scopro che se io forzo dall'esterno le due correnti a essere uguali, i due potenziali V1 e V2 rispetto all'infinito non possono essere arbitrari, ma devono soddisfare questo vincolo
viene fuori dall'equazione. Il che vuol dire ancora che V1 meno V2 è pari a V1, al posto di V2 ci metto questa quantità, quindi più C1 1 star su C2 2 star per V1, ovvero C2 2 star più C1 1 star diviso C2 2 star per V1, ovvero ancora V1 uguale C2 2 star diviso C2 2 star più C1 1 star per V1 meno V2, sì, sto facendo così, ho invertito questo legame. Quindi, avendo io forzato dall'esterno, viene fuori questo legame tra i potenziali. Che cosa vuol dire questo? La conseguenza è che se io prendo per esempio la prima relazione, la quantità Q con 1, che è quella che a questo punto posso chiamare Q come quantità comune fra le due armature, perché ho forzato le due quantità a essere uguali, quindi Q lo chiamo direttamente, è pari a C1 1 star V1 più C1 2 star V1 meno V2. Ovvero, sostituendo a V1 questa espressione qua, ottengo, lo scrivo direttamente, C1 1 star C2 2 star diviso C1 1 star più C2 2 star più C1 2 star V1 meno V2. Ok? D'altra parte, magari cancello qui sopra così poi dopo scorro la lavagna e mi viene facile. Allora, lo riscrivo qua in maniera leggermente diversa, cancello questo passaggio. Ok. Ho cancellato questi passaggi intermedi, ho lasciato solo quello finale. Allora, a questo punto mi ricordo che la corrente che ho forzato a essere uguale è legata alla derivata della carica, sta scritto ancora lì, quindi scriverò che la corrente I è pari a dQ in dt, ossia pari a dt, al posto di V1 meno V2 ci metto la tensione V1-2 fra le armature, no? La differenza dei potenziali concedo le tensioni perché il campo elettrico è conservativo. Ecco. Allora, cancello qui. Allora, come posso interpretare adesso circuitalmente questo? Allora, sono arrivato a dire che se io ho due conduttori non in induzione completa, ma che io forzo a lavorare imponendo le correnti uguali, arrivo ancora ad un legame del tipo condensatore, vedete, in cui la capacità complessiva è quella variante sin là. Come interpreto questa cosa circuitalmente? Posso farlo in questo modo. Questo è il dipolo, se volete AB, chiamate AB, questo è il dipolo collegato ad AB che forza le due correnti a essere uguali. Dopodiché io fra A e B ci metto questa cosa qui, guardate, prima la scrivo e poi la commentiamo. Ci metto questa rete di condensazione. Che cosa ho fatto? Quando faccio questa cosa, fra i morsetti AB la capacità complessiva che io vedo è pari alla serie di queste due, la vedete? In parallelo con C1 2 star. Serie parallelo, vedete, no? Questo collegamento. Dal punto di vista della capacità, dire che queste due capacità sono in serie significa che possono essere sostituite
da un unico condensatore di valore pari a questo valore. Vi ricordate, no, quello che commentavamo quando facevo serie paralleli condensatori induttori? Quando io metto in parallelo due condensatori, devo invece sommare le capacità. Quindi questa relazione qua rappresenta circuitalmente esattamente quella rete di condensatori. Quindi io asserisco che questo circuito, questa rete di condensatori, è equivale a questo oggetto fisico, cioè le due armature non in induzione completa. Quindi invece di avere un unico condensatore, diciamo così, equivalente, come nel caso dell'induzione completa, adesso io qui ho questa rete di condensatori da considerare. Qual è l'interpretazione fisica? Ho messo questo punto O in mezzo. Che cosa rappresenta? C11 star, vedete? Lega la carica Q1, quella del borsetto A, al potenziale V con 1. Ne dà una aliquota di questa carica, no? Potenziale V con 1 è il potenziale rispetto all'infinito. Viceversa, V1 meno V2 è la tensione fra le armature. Quindi io sto dicendo qui che la carica Q si compone di un pezzo legato alla tensione fra le armature, che è questo coso qui, praticamente, e di un pezzo legato al potenziale rispetto all'infinito, che è questo. Quindi questo io posso anche indicare poi direttamente come infinito, per dire riferimento del potenziale stato infinito. Quindi scopro che la capacità complessiva che viene fuori non dipende solo dalla interazione fra le due armature, ma anche dall'interazione con l'infinito, a causa del fatto che non c'è induzione completa. Quindi io posso ancora, forzando la mano, ritornare ad avere una descrizione in termini di un unico condensatore che viene fuori dalle combinazioni serie e parallele, ma il prezzo da pagare è che il valore di questa capacità dipenderà dalle interazioni con l'infinito. In altri termini, se io ho l'infinito, sarebbe il riferimento dei potenziali, in base a quello che vi dicevo all'inizio di questa lezione, come riferimento dei potenziali io potrei anche scegliere la Terra. Che vuol dire che la capacità dell'oggetto fisico in questione dipende dalla posizione rispetto alla Terra. Se io cioè ho due armature in induzione completa, allora la capacità che vedo fra queste è sempre la stessa indipendentemente da dove piazzo questa cosa. Se io invece ho due armature non in induzione completa, io posso ancora forzarle a fare un condensatore, ma il valore di questa capacità dipenderà da dove queste cariche, questi conduttori stanno rispetto al terreno. Se li metto qua avrò un valore di capacità, se li metto qua avrò un altro valore di capacità. Capite quindi che questa è una situazione indesiderabile da certi punti di vista, perché a questo punto non siamo più nell'ambito della teoria dei circuiti così come siamo abituati a pensare, perché la teoria dei circuiti è fatta da oggetti, diciamo così, matematici che prescindono completamente dalla diciamo così, fisicalità, dalla fisicità degli oggetti. Cioè non sappiamo niente quando studiamo la teoria dei circuiti, delle dimensioni degli oggetti, da dove sono piazzati nello spazio e così via. Quella è la forza e la potenza della teoria dei circuiti, in un certo senso, se ci pensate. Quando siamo in questa situazione, se c'è induzione completa, possiamo ancora ritornare in quella situazione. Non me ne importa niente di come sono fatti gli oggetti, dove li piazzo, la capacità sarà quella. Quando non c'è induzione completa, posso forzare la mano, ma il prezzo da pagare è che il circuito che viene fuori è un circuito che dipende poi da fatti esterni, in qualche modo, che dipendono appunto da come i conduttori si piazzano rispetto all'infinito. Quindi bisogna starsi attenti. Va bene. Un esempio che facciamo, adesso vediamo se mezz'ora ce la facciamo, speriamo, altrimenti poi continuiamo la prossima. Domani facciamo esercitazione, quindi domani non c'è registrazione, facciamo un'esercitazione sempre sui transitori, la classe e così. Noi ci rivediamo invece martedì prossimo per continuare da dove arriveremo. Allora, un esempio, faccio un esempio molto importante è quello della cosiddetta linea bifilare. Linea bifilare. Che significa una linea bifilare?
significa due conduttori, quindi abbiamo due conduttori tipo quelli che abbiamo visto prima in pratica, che sono cilindrici paralleli, in pratica uno così e uno così, visti in sezione. Questa è la situazione. Suppongo che abbiano lo stesso raggio A. Introduco un riferimento x in questa direzione e dico questo x uguale 0, questo x uguale meno d, questo x uguale d più d, il centro. Quindi la distanza fra i centri è 2 volte d. Quindi ho questi due fili di cui qui sto vedendo la sezione, raggio A, distanza 2D fra i centri, fra gli assi dei fili, e suppongo D molto maggiore di A. Ok? Quindi sono molto distanti rispetto al loro spessore. Oh, questi due oggetti non sono in induzione completa, quindi siamo in questo caso qui. Quello che io quindi, tanto è vero che io questa linea bifilare la posso utilizzare anche in vari modi, supponendo che le due correnti non necessariamente siano uguali o opposte, ma possono essere addirittura uguali. Si parla in questo caso di modo comune, modo differenziato. Non sono in induzione completa, quindi non è vietato che le correnti siano differenti e quindi che le correnti e che le cariche quindi siano differenti. Quindi noi in qualche modo adesso forziamo le due correnti a essere uguali o opposte, quindi il cosiddetto modo differenziale. Quindi supponiamo che ci sia una corrente I1 qui, così, una corrente I2 uguale o opposta nell'altro filo. Lo forziamo noi, quindi, così come abbiamo detto prima. Quindi qua in particolare ci sarà una carica Q con 1 uguale a Q, poi scriviamo qua, Q con 1 uguale a Q, e una carica Q con 2 qui pari a meno Q. Quindi forziamo le due cariche a essere uguali e opposte, quindi le correnti a essere uguali e opposte, secondo me, uguali se scegli i riferimenti giusti. Vabbè. Quindi siamo esattamente nella situazione di prima. Va bene. Allora, se supponiamo che i due fili siano... Quindi adesso ci proponiamo di calcolare direttamente il valore di capacità complessivo, questo che viene fuori da questa parentesi, ok? Facciamo già serie e paralleli, calcoliamo direttamente la relazione che c'è fra I e del V del K, ok? Benissimo. Allora, dicevo, il fatto che i fili siano molto distanti fra di loro mi permette di fare l'approssimazione che già commentavamo prima, ovvero che la carica su questo filo, che sta sul bordo, come ben sappiamo, che siamo in elettrostatica, si addensa in maniera uniforme sulla superficie di questo conduttore. Ricordate, noi quello che abbiamo detto prima, lo dicevamo a proposito delle due sfere, se la sfera sta da sola, l'esibizione è uniforme, se le due sfere sono in compresenza, in realtà c'è questo addensamento di cui parlavamo, che è trascurabile se i due oggetti sono lontani. Qui siamo proprio in questa ipotesi, quindi supponiamo che la carica Q1 e la carica Q2 siano distribuite uniformemente sulla superficie di questi oggetti qua. Quindi il campo che ciascuno di questi oggetti produce può essere studiato in simmetria cilindrica a questo punto. Ossia, cancello qui, se io ho il filo 1, immaginate, no? Ho la carica Q1, no? Ok? Il campo prodotto da questo filo, lo dovete immaginare indefinito, diciamo che la lunghezza L è molto maggiore di tutte quante le altre dimensioni in gioco, quindi anche molto maggiore di D, per capirci. L molto maggiore di D. Quindi sono come se fossero indefiniti questi fili, d'accordo? Allora, quindi dicevo, possiamo studiare questa situazione
il campo prodotto dal filo come se fosse da solo, perché non c'è questo fenomeno di addensamento. Quindi che cosa faccio? Prendo una superficie cilindrica coassiale con il filo e scrivo, questa la chiamo sigma, e scrivo integrale del campo D con 1, perché stiamo parlando del primo filo, su sigma, chiamiamo questo sigma 1, sigma 1 di scalare m ds uguale q sigma 1. Ok? Allora io devo immaginare questa superficie che racchiude tutto quanto il filo, no? Chiaramente, quindi questa si estende anch'essa indefinitamente, ho fatta così per farvi capire di che stiamo parlando. Quindi questa quantità è pari proprio alla carica posseduta dal filo 1, no? E in pratica ho preso una superficie cilindrica che racchiude tutto quanto questo filo, la inguaina, ok? Per la geometria cilindrica posso dire che di con 1 è diretto radialmente, quindi se lo vedi in sezione è diretto radialmente, e chiamo R con 1 la distanza dal centro del conduttore 1, quindi questo è il conduttore 1, R con 1 è la distanza dal conduttore 1, quindi se lo volessi vedere in generale direi per un dato punto questo è R1 e questo è IR1, ok? La distanza dal centro del conduttore 1. Quindi D con 1 è pari a D di R con 1, D con 1 R con 1, IR con 1. Grazie alla simmetria, quando faccio questa integrale, N coincide proprio con il versore R1, e quindi viene fuori D con 1 per 2 pi greco R con 1 per L uguale Q con 1. Questo integrale diventa, integrando costante, D con 1 scala N fa il modulo di D con 1, costante per la simmetria, per l'area su cui faccio l'integrale. L'area su cui faccio l'integrale è la superficie la superficie laterale del cilindro. Le basi non danno contributo perché il campo è ortogonale a queste basi. Quindi viene fuori l'area della superficie laterale del cilindro che è 2 pi greco R con 1 per L. Quindi abbiamo che, vabbè, facciamo direttamente R con 1 che è pari a D con 1 diviso epsilon con 0. Questo è pari a Q con 1 diviso 2 pi greco R con 1 per L per epsilon con 0 per IR1. Ok? Analogo discorso chiaramente vale per E con 2. Quindi lo riporto qui a questo punto. E con 1 è pari, lo riscrivo lì, Q con 1 diviso 2 pi greco epsilon con 0 L per R1 per IR1, e con 2 con analogo discorso è pari a Q con 2 diviso 2 pi greco epsilon con 0 L R con 2 IR2. R2 e IR2 si riferiscono alla distanza dal centro del secondo conduttore, quindi in questo stesso punto R2 è questo e IR2 è questo qua. D'accordo? Mi seguite? Ok. Bene. Allora, le cariche Q1 e Q2 sono uguali opposte, quindi la carica compare immediatamente da queste relazioni. Per far apparire la capacità dobbiamo introdurre la tensione in qualche modo. La carica c'è, dobbiamo far apparire la tensione. Per far apparire la tensione dobbiamo fare l'integrale del campo elettrico. Integrare il campo elettrico fra una linea che congiunge un qualsiasi punto del primo conduttore a un qualsiasi punto del secondo conduttore.
abbiamo la solita arbitrarietà sulle linee e sui punti per i motivi detti già più prima. In particolare, per fare il calcolo della tensione di 1, 2, faremo il calcolo dell'integrale del campo elettrico complessivo, che adesso calcoleremo, scala T da L, lo facciamo su una particolare linea gamma scelta d'arte per fare un calcolo semplice. In particolare, da questo punto qua a questo punto qua, lungo esattamente l'asse X. Questa linea qua. Quindi gamma orientata in questo modo. Gamma. Da questo punto a questo punto. D'accordo? Mi state seguendo? Posso andare avanti? Ok. Allora, guardo qua, cancello qui. Bene. Allora, quindi P1, 2 è l'integrale. Allora, per come ho scelto la linea, io faccio un integrale. Allora, viene E scalar I con X. Il versore tangente alla linea è diretto proprio lungo la direzione X, perché ho preso la linea proprio sull'asse X. In dx. L'integrale va quando X vale meno D più A a X che va a D meno A. Osservate, ragazzi, x uguale 0 sta nel punto di mezzo, quindi questo è x uguale meno d, questo è il punto meno d più a, il punto di partenza. Questo punto è invece d meno a, chiaro? Mi seguite tutti quanti? Benissimo. Quindi devo fare quell'integrale. Allora, quanto vale il campo elettrico? Il campo elettrico è chiaramente la somma E con 1 più E con 2. Ho i due fili, sovrapposizione degli effetti, la somma. Bene. Allora, E con 1 si scrive. Allora, Q con 1 lo chiamo Q direttamente. Q diviso 2π greco epsilon con 0, R con 1. Per IR con 1. Allora, IR con 1 è il versore, questo qua. Quando io sto sulla linea gamma, vedete, il versore IR1 coincide proprio col versore X. IR1, vedete, è il versore della distanza dal centro. Quindi, in tutti i punti questo si muove così, vedete. In particolare qui è diretto proprio lungo X. Quindi questo si scrive I con X. Poi abbiamo più, al posto di E2 ci metto quello, allora, Q2 e meno Q, quindi meno Q, 2π greco, ah, ci ho mancato L qui ragazzi, eh. C'è un fattore L che mi ero dimenticato. Esatto. Va bene. Dicevo, 2π greco, epsilon con 0, L, R2, sto scrivendo I2 adesso, al posto di IR2 ci metto meno I con X. Perché? IR2 punta così, quindi mi sposto, quando sto su questa linea su cui faccio integrale, IR2 punta proprio all'opposto di X. E quindi c'è il segno. Allora, per fare questa integrale, devo esprimere R1 e R2 in funzione di X adesso. Allora, è facile vedere che valgono queste equazioni. Allora, R1 è pari a D più X. Perché? Allora, quando X uguale a meno D, R1 è pari a 0. Sto su questa linea, ragazzi, ok? Quando R1, quando x è pari a meno d, quindi sto qua,
R1 è pari a 0. Quando x è pari a 0, R1 è pari proprio a D. E così via, posso vedere i vari punti. Quindi R1 è pari a D più x. Lo vedete? Al contrario, allora, quando x è pari a più D, R2 deve essere pari a 0. Quando x è pari a 0, R2 deve essere pari a D. E quindi R2 è pari a D meno x. R2 è la distanza da qui, x è la coordinata in questa direzione, partire da qua, quindi c'è un, insomma, il segno meno è uno shift di origine, questo è tutto, non è molto difficile. Quindi, sostituendo, io che cosa ho? Ho l'integrale fra meno d più a e d meno a di questa quantità, quindi abbiamo Q diviso 2π greco epsilon con 0 L, posto di R1 ci metto, abbiamo detto D più X, D più X, I con X, scalare I con X, in X, anzi facciamo, mettiamo tutto sotto lo stesso integrale, più, meno per meno Q più Q diviso 2π greco epsilon con 0 L D meno X, I con x scalare I con x, il tutto, ci metto la parentesi quadrata, in x. Ho sostituito questo qui dentro, non ho fatto altro che questo con quelle posizioni là, d'accordo? Mi seguite tutti quanti? Ah, io su questa lavagna qui, visto che ce l'ho bene. Continuiamo questo caso, facciamo il primo pezzo. Allora scriviamo, il primo pezzo è l'integrale da meno d più a e d meno a, d meno a, di q diviso 2π greco epsilon con 0 l, com'è? D più x, d più x. Beh, I con x scalare I con x fa 1, no? Chiaramente, in dx. Questo è il primo pezzo. Questo dovrebbe essere giusto. Vabbè. Ok, questo è il primo pezzo, poi ce ne sarà un secondo. Allora, facciamo questo integrale. Allora, ci sono alcune quantità costanti rispetto a x che porto fuori all'integrale. Quindi q diviso 2π greco epsilon con 0 l sono costanti. Integrale dx diviso d più x fra meno d più a e d meno a. Allora, chiamo beta la quantità d più x. D più x. Quindi d beta sarà pari a dx. Beta è x più una costante, no? Quindi il suo differenziale è uguale a dx. Quindi qui scriverò integrale d beta, d più x è proprio beta. Quello a cui devo stare attento sono gli estremi di integrazione. Perché quando x è pari a meno d più a, beta è pari proprio ad a. Quando x è pari a meno d più a, beta è proprio pari ad a. Trovate? Quando invece x è pari a d meno a, beta è pari a 2d meno a. Giusto? Ho cambiato gli estremi di integrazione a seguito di questa ridefinizione. Allora, facciamo questo integrale. Q diviso 2π greco epsilon con 0 per L. Allora, quanto è uguale questo integrale? Allora,
La primitiva di 1 su beta cos'è? Cosa? Logaritmo naturale di beta. Quindi, logaritmo naturale di beta valutato fra gli estremi di integrazione A e 2D meno A. Ovvero, Q diviso 2π greco epsilon con 0 per L, logaritmo naturale di 2D meno A, meno logaritmo naturale di A. Ok? Adesso ricordiamoci le proprietà dei logaritmi. E questa quantità è pari a Q diviso 2π greco epsilon con 0 per L per il logaritmo naturale. Ricordate, bisogna fare il rapporto degli argomenti quando faccio la differenza dei logaritmi. Logaritmo di 2D meno A diviso A. Bene. Adesso questa quantità si può approssimare. Allora, ricordando che D è molto maggiore di A, D è molto maggiore di A, non faccio un grosso errore se trascuro A rispetto a 2D. E quindi questo è circa uguale a Q diviso 2π greco epsilon per L, logaritmo naturale di 2D diviso A. Ho trascurato a numeratore A rispetto a 2D. Benissimo. E questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo si studia esattamente allo stesso identico modo. Il risultato che vi invito a verificare è che questo secondo pezzo è esattamente uguale al primo. Esattamente uguale. In pratica qui c'è un cambio di segno qui che si compensa con il resto dei passaggi. Quindi alla fine il risultato è esattamente lo stesso. Quindi alla fin fine la tensione di 1,2 viene fuori al doppio di questo termine qua, perché anche il secondo termine è uguale a questo, d'accordo? Vi invito a verificarlo, insomma i calcoli sono esattamente gli stessi, provate a farlo, vi verrà questo risultato. Quello che risulta è, quindi, il doppio di quello, cioè, non vedo niente, Q diviso π greco epsilon con 0 per L, il 2 l'ho semplificato perché ne sto facendo il doppio, logaritmo naturale di 2D diviso A. Quindi, ne segue che la carica e la tensione sono proporzionali tramite un coefficiente di capacità che è uguale appunto a π greco epsilon con 0 per L diviso il logaritmo naturale di 2π diviso A. Quindi quando io ho una linea bifilare che forzo a funzionare con cariche uguali opposte, quindi diciamo, non sono in induzione completa ma forzo io il sistema a funzionare così, trovo una relazione di questo tipo qua. Quindi questa è la capacità della linea bifilare quando ho forzato le due cariche a essere uguali opposte. Vi faccio osservare che questa capacità, vabbè, dipende dai parametri fisico-geometrici della linea, vale questa espressione all'ipotesi D molto maggiore di A, altrimenti è un po' più complicata di questa. Ed è, vedete, proporzionale alla lunghezza. Quindi spesso questa quantità, cioè il valore di capacità per lunghezza unitaria, si chiama CPUL, capacità per unità di lunghezza. Quindi spesso trovate queste indicazioni di capacità e altri parametri che poi studieremo, tipo di lunghezza e così via, per unità di lunghezza, che vuol dire che appunto si assume lunghezza unitaria e poi il valore effettivo è proporzionale alla lunghezza effettiva. Vabbè. Questo
Questo stesso approccio può essere usato anche in altre geometrie, chiaramente. Noi non ne studiamo altre da questo punto di vista, però dal punto di vista concettuale la procedura è sempre quella. Quindi, se avete capito il quadro complessivo, sapete anche affrontare una qualsiasi geometria, sostanzialmente, a patto di saper fare i calcoli che ne vengono fuori. Anche qui, come già vi dicevo nella scorsa lezione, in geometrie complesse in cui magari i calcoli a mano non sono così semplici, si può ricorrere all'ausilio di un computer per calcolare i parametri di capacità, cosa che appunto farete, chi di voi è interessato, nel corso di 3 crediti del secondo semestre, in cui si faranno anche le applicazioni di questo modus operandi. Va bene. Il prossimo argomento che chiude l'elettrostatica, che non riusciamo a fare oggi, rimandiamo alla prossima lezione, riguarda l'energia. Vedremo che nella prossima lezione che sarà possibile attribuire un'energia al campo che avrà un collegamento molto preciso con quello che abbiamo studiato in termini energetici. Quindi ci dedicheremo a questi aspetti energetici a partire dalla prossima lezione. Dopodiché passeremo a studiare i problemi di magnetismo, magnetostatico. Allora, domani esercitazione, martedì.